Tizi, facciamo gli auguri al Rimini Calcio, dai. Facciamo gli auguri al Rimini Calcio, ma soprattutto se volete seguire il Rimini Calcio dovete vedere la trasmissione Sport Up. Ciao Rimini Calcio, in bocca al lupo. E allora, e andiamo ragazzi. I Rimini sala a Bolzano alla ricerca di continuità dopo i 4 punti arrivati tra sabato e martedì. I biancorossi cercano l'impresa in casa della quarta forza del torneo chiamata Sud Tirol. Tra le file dei padroni di casa spiccano alcuni ex Sant'Arcangelo dei Rimini, ad iniziare dal portiere Michele Nardi, passando per il difensore Fabri, per finire al DS Paolo Bravo e al centrocampista Oneto. Rimini che gioca bene nel primo tempo ma si smarrisce nella ripresa e Sud Tirol si mostra invece formazione più cinica. La prima occasione del match è però di marca ospite. Calombo apre per Alimi che di testa spizzica il pallone per l'inserimento di Piccioni che spedisce di poco a lato. Alimi sugli scudi al 22esimo minuto dopo l'assist eseguito al compagno Piccioni recupera di forza un pallone intestandendosi in una solo personale che si conclude contro l'incrocio dei pali alla destra di Nardi. Il replay ci mostra il tentativo ad opera del centrocampista in maglia numero 6. Primo tempo a varo di emozioni, ripresa più emozionante si fa per dire con i biancorossi quest'oggi in maglia scura che partono forte sul traversone di Montanari. Piccioni trova la deviazione vincente ottenendo un nulla di fatto. Al 52esimo invece Romero viene strattonato in maniera dubbia in area di rigore. L'arbitro in questo caso lascia proseguire, ma lo stesso attaccante 10 minuti più tardi si farà perdonare. Infatti lui l'autore del gol partita dalla sinistra pennellata di Fabri al centro per il perfetto inserimento di testa dopo del numero 28 che sigla così 1-0 e il gol decisivo per i 3 punti. Il replay ci mostra per l'appunto il perfetto inserimento ad opera dell'attaccante in maglia numero 28. Passano 120 secondi sul cronometro, lo stesso attaccante si rende pericoloso con un fendente al limite dell'area di rigore che si spegne sul fondo. Ancora Romero protagonista, si fa notare in questo caso con una penetrazione in area di rigore lamentandosi con una trattenuta. Il finale vede il Rimini protagonista con questo traversone di Alimi con Volpe che prova a disturbare Michele Nardi in presa aerea. L'arbitro poi sancisce nell'immediato la punizione per i padroni di casa, piccola scaramuccia tra Nardi e Volpe che si conclude con un nulla di fatto. Sul rinvio del portiere dell'ex Sant'Arcangelo si conclude questa partita con il Sud Tirol che porta a casa con il minimo sforzo l'intera posta in paio. Rimini da rivedere in formato trasferta. Il migliore per i Rimini Alimi è merito di provare a credere nell'impresa e più voglioso dei suoi a voler portare punti lontano dal campo amico. Per il Sud Tirol premiamo la prestazione di Romero, non solo per i gol, è l'unico dei suoi a tentare il tiro verso lo specchio della porta.